Ciao, mi chiamo Daniela Pobega e sono Nala nel musical El Rey León di Madrid. Siamo nella Plaza Mayor di Madrid, che è uno dei miei posti favoriti, perché in qualche modo mi ricorda alcune delle città italiane. La prima volta che sono venuta in Plaza Mayor mi ricordo che è stato 2 anni fa, quando stavamo facendo le prove per il musical, e proprio qui c'era l'esposizione dei costumi del Re León. Beh, sicuramente mi aiuta a venire qua prima di andare a teatro alcune volte, perché facendo lo spettacolo sempre, ogni giorno, da 2 anni, ogni tanto abbiamo anche bisogno di lasciar andare alcune tensioni e questa piazza mi rilassa tantissimo. In questo modo posso un po' svuotare la testa e andare a teatro. Dunque, in realtà, nonostante Il Re Leone è sempre stato il musical dei miei sogni, mi ricordo che ho mandato il curriculum un po' tardi. E mi ricordo che mandai il curriculum, mi telefonarono e mi chiesero prima una registrazione audio della canzone e poi una registrazione video. Poi fu contattata dopo 2 mesi e a giugno finalmente, non potevo crederci, ero Nala dell'original cast e basta, dopo 2 mesi, ad agosto, mi trasferii qui a Madrid. Beh, normalmente noi abbiamo un riscaldamento fisico con tutta la compagnia di 15 minuti, poi abbiamo un riscaldamento vocale, sempre tutti assieme, anche un po' per creare l'atmosfera di unione tra di noi, e dopo quel momento inizia il momento di preparazione. Nel mio caso, nel caso di Simba, che saliamo nel secondo atto, abbiamo insomma un po' più di tempo per rilassarci, e poi quando inizia lo spettacolo è il nostro momento per scendere nella sala trucco e iniziare a prepararci, e poi appunto scendo a truccarmi, c'è una truccatrice meravigliosa che esegue il mio trucco. Poi normalmente vengo in camerino e poi il momento in cui vengono a mettermi la maschera e poi a vestirmi, e poi è ora di entrare in scena. Beh, per me essere Nala significa tantissimo, sia umanamente che per la mia carriera, perché è stato appunto il mio sogno, ma anche un passo importantissimo per la mia realizzazione personale. Ed è stato un grandissimo regalo, e la cosa curiosa è che Nala in Swahili significa proprio regalo. Beh, il pubblico sicuramente è fondamentale, perché anche se è vero che siamo noi ogni sera a dare al pubblico determinate emozioni, ci sono molte persone che vengono a vederci anche magari per dimenticare qualcosa che hanno a casa, però è anche vero che la cosa è mutua, e quindi noi dobbiamo anche ringraziare il pubblico per permetterci di vivere ogni giorno questa magia e questo nostro sogno. È proprio grazie al fatto che il nostro teatro è sempre pieno e grazie al pubblico che noi possiamo essere qui.